La USL numero 1 di Venosa ha avviato le procedure che porteranno alla gestione provvisoria delle unità sanitarie locali, il nostro servizio. In attesa della riforma sanitaria, l'unità sanitaria locale numero 1 di Venosa ha avviato le procedure che porteranno alla gestione provvisoria delle USL. L'Assemblea intercomunale infatti ha nominato i componenti del Comitato dei Garanti previsto dalla legge numero 111 del 1991. Come previsto dalla legge, appunto, il Comitato dei Garanti andrà a formulare le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, esaminerà il bilancio di previsione, procederà a verifiche generali sull'andamento dell'attività complessiva della USL. Prevista inoltre la composizione di una relazione sulle attività svolte che il Comitato dei Garanti trasmetterà ai comuni con scadenza trimestrale. Il Comitato dei Garanti risulta così composto: Fedora Dannucci del Partito Democratico di Sinistra di Rionero in Vulture, Mauro Tartaglia, socialista di Melfi, Francesco Cantatore, socialdemocratico di Venosa, Armando Di Nardo, socialista di Venosa, Paglia, democristiano di Lavello, Francesco Araneo, democristiano di Pesco Pagano e Giuseppe Caggianelli, anch'egli democristiano di Venosa. Primo compito del Comitato dei Garanti, quello di proporre 3 nominativi per la scelta a cura della Regione dell'amministratore straordinario entro la fine di maggio. Approvazione del bilancio di previsione per il 1991, variazioni al bilancio di previsione del 90, rinnovo della convenzione con le Terme Ala di Rapolla per il 90, piano sanitario annuale e istanza dell'AIAS di Melfi per l'ampliamento della convenzione in atto, infine, sono alcuni degli argomenti esaminati dall'Assemblea intercomunale della USL. Sentiamo l'intervista. Rocco Colangelo, d'attualità la questione delle USL, la posizione del PSI. Beh, abbiamo lavorato in queste settimane che abbiamo alle spalle a definire un accordo politico per il rinnovo degli organi di gestione delle USL. Noi ci dichiariamo molto soddisfatti dell'accordo raggiunto con la DC PSD perché da un lato abbiamo difeso lo spazio e il peso dell'area socialista dentro la gestione dei fatti della sanità a livello regionale. Dall'altro però abbiamo fatto anche in modo di comporre in maniera equilibrata e corretta il rapporto con l'opposizione del PDS. Abbiamo raggiunto un accordo che vede appunto all'interno dei comitati dei garanti che si stanno per eleggere 3 democristiani, 2 socialisti, 1 socialdemocratico e 1 PDS. Abbiamo confermato la volontà di equilibrare comunque la distribuzione dei ruoli politici in maniera da assicurare in ogni posto il pluralismo e da impedire posizioni di eccessiva prevalenza che pure si lamentavano nel passato. Da questo punto di vista crediamo che i comitati dei garanti che saranno eletti potranno esercitare questa funzione in maniera equilibrata, ripeto, e garantistica. Resterà da capire se attraverso la selezione che la Giunta regionale sta facendo delle candidature ad amministratore straordinario, se riusciremo a trovare le risorse, le energie individuali e professionali necessarie a garantire appunto poi nella nomina degli amministratori straordinari a garantire la necessaria e auspicata da tutti managerialità. Questa è una sfida che in qualche modo attiene alla capacità della società regionale di esprimere queste nuove figure, ma noi siamo convinti che la Regione saprà esprimere al meglio questa sua funzione e saprà fare un passo avanti sulla strada della riforma e del miglioramento dei servizi del settore sanitario.